Ragazzi, questi funghi li ha presi mio padre adesso, è andato un po' nel bosco, però è andato presto, presto. E adesso andiamo tutta la mattina e tutto il pomeriggio per bosco. Questo ha preso anche questo, anche se era un po' piccolo, che era un gemello con un altro. Questo. Questo. Questo che secondo me è il più bello di tutti. Bello nero, sano. Questo e questo. Mi pare che era piccolissimo, è un po' più grosso lo è. Questo l'ha trovato mio padre. Lasciamo scendere un po' le spore. Vai, tiralo fuori. Che bello. Che gambo che ha. Porca giuda. Allora, aspetta, aspetta, non tirare. Ha un bel gambo, eh. Altro qua, guardate che bel boccio. Madonna. No, uno solo. Quello là non riusciamo a toglierlo perché adesso in qualche modo lo togliamo. Sto filmando. Questo, quello là di prima è un gambo. Anche questo è uno scherzo. Guarda che non picchia da giù, che non rompano, eh. Piuttosto aspetta, sì. Aspetta che lo tiriamo fuori piano. Ma che bel boccio, ma che gambo! Madosca. Guardate che porcini, mai grandi. Trovate tutti e due mio padre. Questo ha un gambo. Madonna. Poi questo l'ho dovuto prendere, però non lo lasciare, solo che era gemellato qua. Era gemellato con questo, allora abbiamo dovuto prendere tutti e due. Tanto non riusciva, erano gemelli questi due, quindi. Ma anche questo. Guardate che bocciotto. Continuo. Adesso porto la cavagna e andiamo, continuiamo a vedere se riusciamo a prenderne altri due. L'altra mi sa che non sono che non credo. Ci sono questi due porcini che ha preso mia madre. Il padre ha trovato questo porcino che era completamente coperto dalle foglie. Infatti di colore è bianchissimo. Tutti i ragazzi pronti in questo video. Sono venuti qua a pescare, a fare una pescata. Siamo a tre. Pesce, primo pesce, vairone, anzi già abbastanza carino, questo vairone, preso con l'ombrico, lo slamo subito e ve lo faccio vedere, eccolo qua, si rilascia e boom, continuiamo la pescata, verme ancora utilizzabile. Quindi utilizzerò ancora l'ombrico che ho usato per prendere il vairone. Sto pescando un po' più a destra, quindi adesso mi sa che sposterò un po' la videocamera. Perché così non vedete granché. Un po' la videocamera, ok. Continuiamo la pescata. Così in teoria dovreste vedere un po' di più, anche se è piena di foglie, quindi non si vede bene. Preso un'altra foglia.
cambio l'ombrico che è un po' andato. Ok ragazzi, continuiamo. Pesce, pesce! Ah, no, slamato, ma che bella trota che era! Bella, bella! No, persa! 15 centimetri la era! Dio, pesce! Vai, no, trota, tortellina, bella questa! Cioè, bella, carina, dai! Punta molto molto bene, slamata sotto, trotellina, si rilascia anche questo ovviamente, ritiriamo qua, troppe foglie, si attaccano sempre.